Francesco Felici, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Benvenuto, bentornato qui nel Grazie, è sempre un piacere, ormai insomma sono un assiduo visitatore. Si sta bene quindi, si sta bene raccontare libri e si sta bene raccontare libri da parte delle voci dei traduttori, in questo caso Francesco Felici, che è traduttore di Morten Stroxnes, spero di pronunciare bene. Stroxnes, sì. Ecco già il primo errore. Il libro del mare o come andare a pesca di uno squalo gigante con un piccolo gommone sul vasto mare. Morten Stroxnes è scrittore, storico, giornalista e fotografo. Dopo gli studi a Oslo e a Cambridge ha firmato articoli, saggi e contributi critici per le principali testate norvegesi. Autore di 4 libri di reportage letterario, tra cui l'acclamato Un omicidio in Congo, ha raggiunto il successo internazionale con Il libro del mare, che gli è valso in patria il premio Brage, il premio della critica, ed è presto diventato un caso editoriale in corso di pubblicazione in 21 paesi. È un caso editoriale questo libro di 300 e qualche pagine di edizione Iperborea che lei, Francesco Felici, ha tradotto. Ma lei come ha conosciuto la scrittura di Morten Stroxnes? Come ho conosciuto? Sì, come l'ha conosciuta la sua scrittura? La sua scrittura l'ho conosciuta sfogliando i cataloghi delle librerie norvegesi online, che io frequento via via per vedere cosa c'è di nuovo, e parlando con Iperborea, che poi mi ha proposto di tradurre questo libro fenomeno. Tra l'altro mi hanno detto: guarda, siamo stati a Francoforte, c'è stato il boom di questo libro, abbiamo fatto battaglia per riuscire a comprarne i diritti, ce l'abbiamo fatta, lo vuoi fare? Che si risponde? Mi sono tuffato, letteralmente mi sono tuffato. Io non sono un marinaio, ho sentito prima con piacere la conversazione con Simone Perotti, io purtroppo non sono un marinaio, quindi mi sono tuffato un po' alla cieca, mi sono chiuso il naso perché non mi entrasse acqua, e poi quando sono arrivato non ho più avuto bisogno di preoccuparmi di tapparmi il naso, di chiudere gli occhi, il mondo mi si è creato intorno e mi si è formato intorno, mi si è riadattato e mi ha fatto sentire a mio agio comunque, anche se non sono uno specialista di mare né un marinaio. E il mondo si è creato intorno, ecco, è un po' come dicevo poco fa, lo stare bene, quando ci si crea un mondo intorno e si veste l'abito e si abita bene il proprio mondo, è quello che succede sia che si ami, ossia che non si ami il mare, in questo libro di Morten Stroxnes, che ha un sottotitolo lunghissimo, o come andare a pesca di uno squalo gigante con un piccolo gommone vasto sul mare. E il mare vasto qui è un mare che non è solamente quello della profondità dell'acqua, ma è un mare che ha un'umanità molto profonda, o forse Morten Stroxnes ci fa conoscere attraverso il mare la profondità ancora più profonda dell'animo umano. Assolutamente sì, questo è un mare veramente che va ben oltre i limiti geografici, un mare dell'anima, del cuore, della mente, degli occhi, di ogni senso, del volersi proiettare verso l'infinito attraverso i canali che il mare propone, questo soprattutto, no? Attraverso la sua storia reale, attraverso i sogni che suscita, attraverso le voglie che ti fa venire, le curiosità che ti stimola, le controversie che ti fa esplodere dentro, perché ci sono anche i lati oscuri, i lati gotici, se vogliamo. Io sono anche un appassionato di letteratura gotica, quindi mi è venuto questo aggettivo. Quindi è il mare nel senso più totale possibile che conosciamo in questo libro. Non solo prendo il gommoncino e vado a pescare il pesce, c'è un'immensità quando questo gommone è fermo in attesa di vedere cosa succede alle esche. Allora il cielo si apre, non il mare, attenzione, il cielo si apre come specchio del mare e ci fa capire che poi in fondo cielo, mare, aria, sole, sono tutte un'immensità completa, armonica, perché è questo che viene fuori da questo libro. È stata una bellissima esperienza, non solo perché il libro è bellissimo in sé, e questo non lo dico solo io per interesse, ma si sa perché le critiche sono state ottime, ma anche per
per come me l'ha fatto vivere, per quello che mi ha trasmesso, per quello che, per i mondi in cui mi ha trascinato e su cui mi ha obbligato a riflettere, perché normalmente, soprattutto io non ho mai vissuto molto lontano dal mare, massimo 20 chilometri, quindi in fondo l'ho dato sempre abbastanza per scontato. Ecco, leggendo questo l'ho ripensato, l'ho ricreato dentro me stesso e ora quando ci passo davanti mi vengono in mente centinaia di immagini che ho trovato in questo libro e centinaia di riflessioni e di spunti di riflessione, non solo riflessioni fatte da Stroessner, ma spunti che lui mi ha dato per poi riflettere per mio conto su come vivere, capire, percepire, rispettare il mare. E tutto questo attraverso la storia di Ugo, che è protagonista di questa storia straordinaria, una storia piena di avventure. Potrei dire che la storia, come si potrebbe dire oggi, quasi come un film, invece no, rimane una storia. Lei poco fa, Francesco Felici, ha citato l'aggettivo gotico, no? C'è sì. Anche un po' l'atmosfera di Edgar Allan Poe. Ugo rappresenta a volte, spero di non aver, perché poi quando si legge un libro tornano in mente dei protagonisti di letture passate. Certo. È il protagonista dell'Isola del Tesoro per qualche aspetto, no? Sì. Per la sua volontà di scoperta, ecco, la curiosità a Ugo non manca ed è forse la risorsa più grande che ha quest'uomo. Assolutamente. Ugo è l'io del libro, che sarebbe il giornalista che condivide questa vicenda con Ugo, e tutte e due sono in un certo qual modo quasi fisicamente perseguitati dalla curiosità, ostinatamente, è quasi un dolore questa curiosità, una spinta che li spinge a rischiare la vita, a uscire in mare con condizioni proibitive, con un motoscafo piccolissimo pieno di ghiaccio dentro e quindi che tende ad affondare, ma loro escono lo stesso, si perdono nella nebbia, si perdono nella bufera di neve sul mare. E questo, come si può motivare tutto questo azzardo in senso creativo, azzardo in senso creativo intendo, se non con una spinta quasi bruciante, fisica, profonda della curiosità? E poi ci sono loro, che sono l'altra vita, anzi l'altra vita non è corretto dirlo, la barca è la vita per l'uomo di mare, e quelle barche che all'inizio del libro c'è una descrizione, adesso spero di ritrovare la sottolineatura, eccola qua, c'è una descrizione molto particolare, affettuosa, da come le descrive Ugo le barche sembrano amabili, capaci, solerti, belle, oppure difficili, attaccabrighe sì, addirittura sleali, di quasi tutte parla con affetto. Certo, sì. Magari hanno le loro manie, i loro tratti eccentrici, ma se le rispetti e le lasci che ti rivelino i loro segreti, si dimostrano fantastiche. Ecco, anche gli oggetti diventano animati. Assolutamente, la barca non è uno strumento di lavoro, ma è una compagna di lavoro, una compagna di vita, che non solo ti porta il sostentamento vitale, ma ti permette di unirti all'esperienza del mare, unendosi anch'essa con il mare, perché è lei che ti porta, è lei che ti spinge, è lei che ti fa rischiare la vita e è lei che quasi ti uccide, però ciò nonostante è viva, perché tu la rendi viva, perché tu sei vivo, perché la tua vitalità si moltiplica all'ennesima potenza mentre tu vivi il mare. Il mare amplifica la vita, il mare ti spinge, il mare ti fa rifiorire e lo stesso fa alla barca, perché tu sei nella barca e la barca diventa una parte di te. E l'unità uomo-barca viva rimane sul mare a esplorarlo e a viverlo nel modo più intenso possibile. Il libro del mare racconta per l'appunto questa storia vera di due amici, no? Da una parte l'autore Morten Stroessner e quello che abbiamo già citato, Ugo, e insieme fanno una vita di mare alla caccia,
alla caccia di un grande squalo della Groenlandia. Sì. E certo, come non pensare al vecchio il mare, ma non diremo come va a terminare questa, ah, questa certo storia, che no. Ovviamente, no? Il vecchio il mare sappiamo come va a terminare, ma anche qui è un viaggio nella profondità dell'anima. Ecco, in esergo di questo libro c'è qualche cosa che ci porta indietro nel tempo. La citazione arriva niente meno che dalla Bibbia e ancora più in particolare da uno dei profeti più complicati, più complessi e forse anche più contemporanei, perché forse il profeta tra quelli che di quel tempo più umano, Giobbe, che dice: «Sei mai giunto alle sorgenti del mare e nel fondo dell'abisso hai tu passeggiato?» Questo è il lato opposto della percezione positiva del mare, quello che forse definivamo anche prima un pochino gotico. Non è il mare, ah, come è bello, ma il lato scuro, il lato profondo, è l'abisso. Il mare è l'abisso culturale di cui si parla in milioni di contesti. Ecco, questo al di là dell'abisso figurato, questo è un abisso vero. È un abisso vero che non è solo abisso distruttivo e ingoiatore di vita, come a volte viene percepito, ma se rispettato, se vissuto e affrontato con competenza, il mare pretende competenza, il mare pretende rispetto, ti permette di come dire, prendere la profondità dell'abisso e trasferirla dentro di te e diventare una parte di esso, in quanto a immensità. Mi scusi, oggi mi lancio un po' in queste lucubrazioni, ma questo libro mi ispira. Ma d'altra parte la parola prende lo spazio giusto, no? Quando si legge un libro, come diceva poco fa Francesco Felici, che si apre un mondo, no? Il mondo mi si è creato intorno, è come lo sono scritto, il cielo si apre come specchio del mare. Ecco, queste sono parole che non sono semplicemente delle belle parole, ma ci portano proprio a vivere, a respirare l'aria, non sempre facile, non sempre facile. Qui questo autore, Morten Strøknes, ci racconta la storia del mare, ma ci racconta anche di qualcosa di molto triste, no? A proposito dell'abisso di Giobbe, che è l'abisso dell'animo umano. Ma andiamo per un momento a vedere qual è l'abisso, per esempio, del mare. Cosa troviamo in quelle profondità, cercando esattamente il punto esatto? Eccolo qua. Quando quest'autore ci parla della morte delle balene. Ecco, un romanzo è un romanzo. Non ha velleità sociologiche o di altra natura. Il romanzo si racconta e nel raccontarsi ci pone lo sguardo anche su un mondo altro, su un mondo vero. Una balena morta diventa la dimora di milioni di lombrichi e vermi cilindrici. Decine di migliaia di balene muoiono ogni anno e non vengono sepolte in misteriosi cimiteri al malinconico salmodiare delle loro simili, accompagnato dal suono roboante di un abissale organo marino. Alcune finiscono sulla terraferma, ma la maggior parte affonda negli abissi. L'odore attira saprofagi vicini e lontani che vi creano una cosiddetta comunità di carcassa di balena. Ecco, questa non è solamente, Francesco Felici, una finzione romanzesca, ma ci racconta anche di un mondo che termina, come quello delle balene, che poco per volta viene sepolto, viene divorato da questi milioni di lombrichi e vermi cilindrici. È la vita che finisce e ricomincia in altre forme, il ciclo eterno della vita, che il mare forse ne è l'esempio più eclatante, se si conosce. Questo esempio delle balene è molto forte, anche leggendolo, traducendolo, a me piace anche un attimo che si pensi al lavoro del traduttore, pensiamo a ritradurre questi dettagli, questo scambio di microrganismi, quello che spinge, quello che fa soffrire il traduttore, come si fa a poi a non sentirlo proprio una volta che si è
che sia affrontata una descrizione del genere. E questo è, come ti posso dire, è sentire un po' questa morte che ti aleggia intorno, perché mentre tu, perché il tradurre è anche stare lì a passare 2 ore su 3 parole, può succedere, no? Quindi mentre tu sei lì a spolpare questa balena in senso figurato, cioè sei lì a spolparla per trovare le parole, per rendere al meglio quello che l'autore ti ha trasmesso, tu sai cosa l'autore ti ha trasmesso, però sei lì a pensare al modo migliore possibile per renderlo e dargli la stessa forza, la stessa intensità. E questo comporta anche un piccolo senso di frustrazione a volte, perché se la soluzione non arriva subito, il traduttore soffre, patisce, si alza dal tavolo, cammina su e giù per la stanza, ascolta 2 minuti di musica per vedere se il cervello si smuove un po'. E questa frustrazione ti fa sentire ancora più da vicino, in questo caso specifico, questo mondo di morte inizialmente, che poi piano piano si ricrea, si riattiva, perché si parte da un'immagine quantomeno triste della balena morta, per poi esulare un po' dalla tristezza e far vedere comunque che sì, c'è la morte e la morte però porta a nuova vita, a nuovo tipo di vita, a nuovi cicli di vita. E questo succede in questa descrizione particolare che lei ha citato e ha fatto benissimo, perché è molto bella, e anche in altri momenti, in tutto il libro c'è questa, non è un libro sempre allegro e spensierato, ma questa atmosfera della balena morta, questa atmosfera un po' a tratti lugubre, che però è sempre una tenebra transitoria, perché sfocia sempre in qualcos'altro, perché il mare sfocia sempre in qualcos'altro, permea un po' tutta la storia, e questo forse che bisogna anche capire del mare, è questo che ti fa arricchire quando rifletti sul mare, questa componente tra lo spaventoso e il gioioso, perché c'è una fine, un inizio, una fine, un inizio. Il mare è un perenne inizio e fine di qualcosa, è una fine che non arriva mai, che non è mai definitiva, ma arriva perché poi si ritrasforma, no? Come si dice in fisica, l'energia non si crea né si distrugge, ma si trasforma. Questo è un altro esempio assolutamente eclatante. Cioè, in fondo il messaggio che arriva è l'immensità di questo libro, ecco, l'infinito, l'immensità, il ciclo perenne, possiamo forse riassumerlo così, tutto quello che il mare racconta è un ciclo perenne, a partire dalla storia, a partire dalle creature che vi vivono, a partire dalla morte e dalla vita che vi rinascono dentro. E la parola perenne è una parola importante, una trasformazione continua, ma non abbiamo dimenticato quel personaggio che anche nell'immagine di copertina, quel personaggio straordinariamente grande, perché è lui il protagonista, lo squalo. Morten Strøknes nel suo romanzo ci porta sempre indietro nel tempo, no? Sì. Come prima ci ha portato negli abissi a incontrare questa putrefazione delle balene, ci porta anche indietro nel tempo, nella perennità di questo mondo che si trasforma in continuazione. Gli squali, i progenitori degli squali nuotavano già nei mari 450 milioni di anni fa, e gli squali sono animali di grandi dimensioni, sono resistenti, è per questo che hanno avuto la capacità di resistere alle varie evoluzioni, no? Certo. Oggi lo squalo è visto come un elemento di pericolo, qui è pericolo ma non solo, ecco, lo squalo, lo squalo è sopravvissuto perché ha qualche cosa di particolare, e Strøknes ce lo racconta, non da scienziato, ma da uomo narratore che ha uno sguardo veramente, anche guardando negli occhi lo stesso squalo. Certo, e questo è, lo squalo è forse la creatura vivente con comunque un'esistenza che ha un inizio e una fine, che però si avvicina di più all'essenza del mare, in quanto
ha la storia più lunga, ha una longevità incredibile, qui si parla dello squalo della Groenlandia che può arrivare a 400-450 anni di vita. Io quando l'ho letto ho detto no, ma hanno sbagliato qualcosa. Invece poi addirittura, essendo in contatto con l'autore, con Stroessner, lui mi ha mandato anche un link a un articolo di una rivista scientifica, ora non mi ricordo il titolo, forse citata nelle note, in cui si parlava proprio di questi ultimi studi fatti sullo squalo della Groenlandia. Quindi non è infinito come il mare, ma accidenti. Forse è sicuramente uno dei più degni rappresentanti dell'infinito mare, no? Della perennità, del ciclo mare. Lo squalo è sicuramente degno di questo perché ha la sua longevità e ha la storia dalla sua parte, ha l'evoluzione. Se si ricorda ci sono degli interessantissimi antenati dello squalo che vengono citati. Quindi la simbologia dello squalo, in realtà ecco lo squalo di questo libro, alla fine poi è un punto di partenza, perché qualcuno mi ha detto ma cos'è un libro sugli squali? No, lo squalo è un punto di partenza, un pretesto senza sminuire la parola, da cui poi svolgere, sviluppare l'immensità e la questione della marinità, è il tutto mare, si parte dallo squalo, cioè da una pulsione di caccia di queste due persone che vorrebbero catturare questo squalo, per poi sviluppare tutto il resto, si buttano nel mare con tutto ciò che comporta, nel cosmo mare, a caccia della creatura che di questo cosmo è sicuramente uno dei più degni rappresentanti. Francesco Felici, lei ha il libro a portata di mano, il libro sì. Di Morten Stroessner, come sempre, la lettura sarà nella versione originale dell'Incipit o di quello che sceglie lei e poi nella versione italiana. Che cosa ci fa ascoltare? Allora, questo in norvegese vi faccio sentire volentieri il primo paragrafo, perché è particolarmente carino, è particolarmente interessante, anche ha una punta di umorismo. Prima in norvegese, poi lo vediamo in italiano. 3,5 miljard år skulle det ta fra det første primitive livet utviklet seg i havet. Til Hugo Asche ringet meg, og sen lørdagskveld i juli mens jeg var i et livlig middagsfellesskap i Oslo sentrum. Questo è il norvegese, cerco di imitarlo il più possibile nella sua bella cantilena. E in italiano invece ci sono voluti 3 miliardi e mezzo di anni da quando la prima forma di vita elementare è comparsa nel mare a quando mi è arrivata quella telefonata di Ugo un sabato sera di luglio, tardi, mentre mi trovavo a una cena animata nel centro di Oslo. E così comincia il romanzo di Morten Stroessner, edizione Iperborea, il libro del mare. Qual è stata la difficoltà maggiore nel tradurre questo libro? Ah, guardi, la difficoltà maggiore è stato il linguaggio specifico del mare, della biologia marina. Io non mi vergogno a dire che ho avuto due bravissimi e disponibilissimi occasionali collaboratori o aiutanti o consiglieri o informatori che non ho mai purtroppo conosciuto di persona ma solo online. Penso di essere abbastanza bravo a rompere le scatole alla gente quando faccio le traduzioni per trovarmi consulenti di vocabolario specifico, e ne ho avuto uno per la nautica, perché pensi a lei che ha letto il libro, pensi a tutte le tipologie di barche che vengono nominate. Grandi, piccole, tipo di motore, i remi e così via. Io capisco cosa vuol dire, magari guardo in monolingua norvegese capisco bene cosa vuol dire, ma non è detto che la parola italiana sia nel mio vocabolario, visto che non sono un marinaio. Quindi così si faceva, no? Io descrivevo la barca, guarda come la chiameresti in italiano questo tipo di barca di questa misura con il motore in questo modo, che si muove in questo modo ma che ha difficoltà in questo specifico contesto, e mi veniva data la denominazione quando c'era, attenzione, quando c'era, non sempre c'è,
Per la biologia marina ho fatto una cosa simile, pensi a tutte le creature, a tutti i pesci di profondità che vengono nominati in norvegese, non sempre arrivare alla denominazione latina mi faceva arrivare a quella italiana, quindi anche qui mi sono avvalso dei consigli di un veterinario specializzato in biologia marina che mi è stato molto d'aiuto. Quindi questo, cioè, mi piace quando poi abbiamo occasione di parlare, mi piace sempre ogni tanto buttare cioè permettere alla gente di buttare un occhio sui retroscena della traduzione, perché oh guarda il libro, quello, chi l'ha tradotto, quello, ma secondo me è curioso e interessante ogni tanto vedere cosa c'è dietro e come funziona. No? Ed è per questo che io, tra tanti festival in Italia, e sono veramente tanti, e c'è anche ovviamente un importante festival di traduzione, ma un festival dove ci sono semplicemente i traduttori che raccontano dei libri e di quello che c'è dietro, credo che sia, che possa essere ancora una idea di partenza per un nuovo festival. Bellissimo, guardi, gliela approvo al 100%. Morten Strøknes, il libro del mare, che si chiude con queste parole: il mare continua ad arrotolare le sue onde, come ha sempre fatto prima che noi esistessimo e come continuerà a fare per molto altro ancora quando non ci saremo più. Ecco, senza aver svelato nulla di questo importante romanzo, abbiamo svelato le ultime parole, che sono parole veramente, per riprendere le parole di Giobbe, parole in ogni modo profetiche. Questo mare, questa figura straordinaria, questa figura che ci ha descritto, il mare continua ad arrotolare le sue onde. E con questa immagine in perenne movimento noi ringraziamo Francesco Felici per il tempo che ci ha dedicato e per la traduzione dell'ultimo libro di Morten Strøknes, Il libro del mare, edizioni Iperborea. Grazie a voi. Buongiorno. Altrettanto, buona giornata.